Come si ripartirà? Lei parla di futuro, si ripartirà da Iervolino, sono ancora questi giorni della riflessione che porteranno ad una decisione? Ma in maniera anche molto trasparente, anche se sono di fronte alle telecamere, vi dico quello che ho ribadito anche ad alcuni colleghi qualche settimana fa. La Salernitana, proprio per il progetto che abbiamo iniziato a raccontare fin dall'inizio, è sempre stata attenzionata da investitori e da soggetti che hanno fatto più o meno proposte in questo anno e mezzo, devo dire. Molto avete scritto, però di concreto oggi non c'è nulla sul tavolo, di concreto c'è che ieri sera col Presidente stavamo verificando i nostri calciatori, i parametri, gli agenti, insomma, e stavamo pianificando la continuità per iniziare un campionato che, ricordo, per noi inizia già da lunedì e per i calciatori inizia dal giorno del ritiro, quindi dobbiamo attrezzarci per portare a Revisondoli già una squadra che, se non al completo, sia una squadra che possa affrontare in maniera importante il prossimo campionato. Quindi si inizia dalla programmazione sul tavolo, poi se nelle prossime settimane avviene qualcosa di straordinario capiremo, lo gestiremo, ma la volontà è quella, ripeto, non di uso una parola forte, di una svendita di un club come qualcuno di voi, non questi voi presenti ma altri, hanno scritto nelle colonne del giornale, ma quella del rispetto di un progetto, del rispetto dei tanti investimenti che un imprenditore ha fatto, lo ribadisco, non dalle sue aziende ma dal suo conto personale. Quindi anche... Volendo sintetizzare con un titolo, Salernitana all'insegna della continuità, cioè si va avanti con questa gestione societaria, cioè Iervolino al timone? No, si va avanti con, io metterei più un titolo diverso, si va avanti con un progetto sicuramente, che è quello di cercare di rimediare degli errori, e quindi si è avanti con la progettualità, non si è in attesa. Ecco, quello che ribadisco anche oggi in questo luogo, in questo momento di ricordo, anche per questa città, questi tifosi, non siamo assolutamente in stand by, il progetto continua, poi si vedrà, il resto si vedrà, perché nella vita non si deve mai escludere nulla. Domani giochiamo l'ultima partita, quindi intanto cerchiamo di chiudere almeno nella modalità più dignitosa. Siamo in uno stadio importante, con una squadra importante, dopodiché il mercato, sapete benissimo che qui i moduli federali inizia a inizio giugno, e da lì inizieremo anche noi a muoverci. Ovviamente i contatti con molti club ci sono, vengono seguiti direttamente dal Presidente e dal sottoscritto, insieme anche al consigli del direttore Sabatini, e vedremo, insomma, sicuramente non saremo in attesa a lungo, ma già il club si sta muovendo, ribadisco, con dialoghi su alcuni dei nostri calciatori, e poi si sta già muovendo anche rispetto ad alcune figure apicali che sicuramente arriveranno per aiutarci a dare, come dicevo prima, una continuità a un progetto e un'esperienza che forse è quella che ci è mancata molto quest'anno, anche di legame tra quello che succedeva all'interno del Meirosi e quello che poi veniva riportato a me. Quindi... Ci sarà un nuovo DG, lo avete già bloccato, c'è già un'idea da questo punto di vista rispetto a quella che è una figura che poi diventa e diventerà fondamentale per il futuro? Stiamo ascoltando molte persone, questo sì, siamo partiti già da qualche settimana, stiamo ascoltando molte persone su ruoli diversi, non solo su questo ma anche su altri. Penso che essere partiti molto in anticipo quest'anno possa arrivare anche a una sintesi nelle prossime settimane. Sicuramente partiremo con alcune figure nuove, partiremo, ribadisco, in maniera molto convinta, e vediamo. Per adesso sta continuando un'attività di ascolto.